tutti e bentornati sul mio canale, Il senso di casa mia. Allora, riprendiamo il discorso spesa una volta al mese. Vi ho fatto vedere già tutta la spesa che ho fatto da Esselunga. Adesso vi faccio vedere prima in questo video la carne, come l'ho organizzata e surgelata in maniera tale da averla pronta poi per i vari pranzi, cene, insomma i vari pasti durante il mese, e nel video successivo vi farò vedere come ho organizzato anche la verdura. Allora, partiamo subito con la carne e mentre vi parlo vi faccio vedere degli spezzoni di video che ho registrato, in modo che potete anche collegare le mie parole al video e capire bene di cosa sto parlando. Io non so esattamente dove sto guardando, forse devo guardare lì. Ok, iniziamo! Allora, come avete visto, io ho acquistato per la maggior parte pollo, quindi ho organizzato i diversi tipi, le diverse confezioni. Prima di tutto mi sono messa a tavolino e ho organizzato come li volevo dividere, quindi in che modo poi li avrei voluti cucinare, in maniera tale da averli organizzati. La carne che ho acquistato, quindi avete visto nel video spesa dell'Esselunga, ma non vedete in questo video, è perché è quella che poi è stata consumata nei primi giorni, quindi ho tenuto in frigorifero, non ho surgelato. Allora, partiamo con i due pezzi grandi di petto di pollo che ho acquistato. Quindi, come prima cosa, su un tagliere con un grosso coltello. Non sono macellaia, quindi alla Desperate Housewife, alla casalinga disperata, ho cercato di tagliare questi pezzi di pollo, in maniera tale da eliminare magari quel po' di grasso, quella pelletta, quei pezzettini di osso che potevano essere presenti, e quindi tutto quello che rimane del pollo l'ho tagliato a cubetti. Praticamente, essendo tutta la confezione quasi un chilo e noi siamo in due, quindi l'ho diviso in porzioni da due, l'ho diviso in tre porzioni, quindi avremo tre belle porzioni abbondanti da 300 grammi l'uno di pollo. E come vedete adesso lo sto ancora tagliando dalle immagini praticamente vedete, io Non sono un macellaio, quindi non so se l'ho tagliato dal verso giusto, con la nervatura giusta. Questi particolari io non li sto a guardare, perché comunque non essendo un macellaio non posso rendermene conto, però l'ho tagliato grossolanamente a cubetti e poi ho diviso, come vi ho detto, in queste buste, nelle buste cookie gelo, insomma, da mettere in freezer, e ho deciso di fare le tre buste in tre maniere diverse ma simili. Nella prima, come vedete, ho messo dell'olio, il succo di mezzo limone, vabbè, ho preso un limone intero che poi ho diviso nelle tre buste, e un po' di sale. Quindi ho lasciato questa prima busta in questo modo a marinare prima di poi metterla nel freezer. Ecco, vedete, metto il sale e cerco di chiudere la busta e di amalgamare e di fare in modo che tutti i pezzettini potessero essere imbevuti, insomma, di questa miscela, diciamo. Eccola qui pronta. Faccio il nodo sopra e nel frattempo che preparo le altre, questa resta a macerare. Come vedete, ho aggiunto anche dell'altro olio perché mi sembrava poco, era stato tutto assorbito quello precedente. Faccio un piccolo nodo ed è pronta per andare in freezer. Passiamo alla seconda busta. La seconda bustina l'ho fatta molto simile, cambia soltanto, vedete, sempre l'olio, il sale, il limone, e ho aggiunto anche del pepe. Questo è un misto pepe che ho acquistato al Conad, cioè pepe bianco, pepe nero, pepe rosa, insomma pepe verde, diversi tipi di pepe. Quindi metto sempre il limone, metto sempre l'olio, metto sempre il sale e metto anche un po' di pepe.
vado sempre ad amalgamare, chiudo sempre la confezione, faccio il nodo e anche questa seconda confezione è pronta per essere messa in freezer, pronta poi nel momento in cui ci serve da mangiare, insomma da essere mangiata. Nella terza confezione, sempre molto simile a questi, quindi avremo per tre serie, io questi le utilizzo anche per farina di pollo e quindi mi piace il pollo aromatizzato. Come vedete in questa ho messo l'olio e il limone e questo quel miscuglio, insomma, che vi ho fatto vedere, che io ho travasato in un vasetto che ho acquistato da Tiger, ed è un misto di pepe nero e scorza di limone. Sono andata anche qui ad amalgamare il tutto, a chiudere il sacchettino, ed è pronto anche per la nostra terza cena. Quindi abbiamo sistemato tre, diciamo, secondi piatti o cene per tutto il mese, insomma. Quindi tre sono sistemate, vedete, le sistemo nel freezer e sono pronti poi per l'occorrenza. Passiamo adesso invece ad organizzare le fettine di petto di pollo. Quindi io avevo le fettine un po' più doppie e le fettine molto sottili. Le fettine molto sottili ho deciso di utilizzarle tutta la confezione, anche perché erano intorno ai 250 grammi, per fare le cotolette alla torinese, quindi simili alle cotolette alla milanese, solo che non c'è l'uovo per fare l'impanatura, diciamo. Sommariamente è così, quindi le ho separate nella pellicola, come state vedendo, ad una sopra l'altra, in maniera tale che nel freezer occupano meno spazio della confezione intera. Il pacco invece, dove le fettine erano più doppie, ho deciso di metterne da parte 4-5, insomma, in base poi anche alla grandezza, vi renderete conto, anche in base a quanto voi mangiate, per fare le cotolette alla milanese. Quindi sono più doppie, ci sta benissimo l'impanatura fatta con l'uovo, e quindi le tengo da parte per farle a mo' di cotolette. Quindi sempre separate una alla volta, avvalendomi della pellicola, riesco a separarle una per volta e a fare in modo che possano occupare poco spazio nel freezer. Con quella che mi è avanzata, perché comunque questa confezione era molto grande, ho deciso di prendere un'altra bustina e di dividerla in pezzetti, quindi in fascette, diciamo, sottili, visto che comunque erano fettine di petto di pollo, e queste ho deciso di andarle poi a cucinare con le verdurine, quindi ad esempio con carote e zucchine in padella, semplicemente in padella, appunto, quindi niente di trascendentale, niente di tanto particolare, però abbiamo sistemato in questo modo un ulteriore secondo piatto. E quindi queste le metto semplicemente così, tagliate a pezzetti, all'interno della bustina, e la vado a congelare, in maniera tale che poi ho già la porzione, sono già tagliati quando devo andarli a cucinare in padella. Adesso passiamo ad un'altra confezione in cui avevo una specie di straccetti di petto di pollo, quindi non sono delle vere e proprie fettine, sono piuttosto allungati e sono ottimi da fare a mo' di... Allora, non sono né tanto grandi quanto i cubetti che abbiamo fatto con il pezzo grande di petto di pollo, né tanto sottili come abbiamo fatto con le fettine di petto di pollo, sono una via intermedia. Essendo una confezione da quasi mezzo chilo, ho deciso di fare due porzioni e praticamente in questo caso li vado sempre a tagliare in questo modo, ma non vado a metterci del condimento. Questo perché ho deciso di fare queste due confezioni con il curry o con la paprika, quindi all'occorrenza andrò a cuocere alla piastra questo pollo che viene scongelato e viene condito con una cremina a base di curry o a base di paprika, quindi come al momento può piacermi o come al momento ho in casa la spezia che mi serve, insomma.
Ora passiamo al macinato. Il macinato ho deciso di dividerlo in due parti, o meglio, un terzo l'ho utilizzato per cucinare del ragù. Quindi i due terzi li ho lasciati per poi procedere in un'altra cottura. Come vedete, nella pentola ho messo un terzo della carne macinata e ho proceduto normalmente per la cottura del ragù. Mentre con l'altra parte che mi è avanzata di carne macinata ho deciso di fare delle polpette. In particolare ho fatto la versione normale delle polpette, quindi uovo, sale, pepe e prezzemolo. Ah, e anche un po' di formaggio grattugiato, non ne metto tantissimo, però un po' secondo me ci sta bene perché rende il tutto un po' più morbido, più... diciamo più filante, anche se poi non è filante perché effettivamente ne è poco in confronto alla carne, però ha un buon gusto. Vedete, ho messo il sale, ho messo il pepe, sto mettendo il prezzemolo, amalgamo il tutto e se vedete che risulta un po' diciamo appiccicoso, potete tranquillamente aggiungere del pangrattato in maniera tale che il composto si asciughi e possa essere più facile poi fare, insomma, realizzare le polpettine. Vedete, io amalgamo finché non mi rendo conto che comunque il composto è pronto per essere utilizzato. A questo punto prendo un vassoio perché nel momento in cui le andiamo a surgelare, io preferisco surgelarle prima nel vassoio in maniera tale da averle singolarmente e poi inserirle nella bustina nei cookie-gelo, anche perché altrimenti si attaccherebbero l'una all'altra e non risultano poi, quando le scongeliamo, delle vere e proprie polpette. Più un polpettone sarà. Quindi vado a fare le polpette della misura che più mi piace. Come vedete, nel vassoio ci sono anche delle polpettine più piccoline che io utilizzo per fare la pasta con le palline, quindi la pastina in brodo con le polpettine di carne. Metto della pellicola intorno al vassoio e la vado a mettere nel nostro congelatore in maniera tale che si congelino da sole. In maniera tale che quindi si congelano singolarmente e tempo un paio d'ore può essere tolto il vassoio, tolta la pellicola, messe nelle loro bustine cookie-gelo e rimesse nel freezer, in maniera tale che poi, anche essendo tutte una vicino all'altra nella bustina, non si attaccheranno. Su questo potete stare tranquilli. Quindi passiamo alla prossima confezione di carne. Avevo della salsiccia. Questa è della salsiccia di pollo e ho deciso, dato che erano molto lunghe, a me piace farla arrosto, da mettere poi magari nel panino. E essendo queste dei pezzi molto lunghi, 4 pezzi, quindi due ciascuno, essendo noi in due, le ho tagliati della lunghezza che mi piacevano, ecco queste 4, e le vado poi a mettere nella pellicola. Mentre tutto il resto l'ho tagliato, come vedete, a pezzi né grandi né piccoli. E andrò anche questi a surgelare con la pellicola, quindi questi piccolini poi ho deciso di utilizzarli facendo la salsiccia con le patate, quindi mettere questi rocchetti di salsiccia con dei pezzetti di patate in una teglia nel forno e quindi ho sistemato un altro secondo piatto, anche con il contorno, quindi non solo le proteine ma anche i carboidrati vicino. Mentre gli altri pezzi che avete visto più lunghi, che dopo vedrete anche in video, che li passo, cioè li metto nella pellicola, li utilizzerò poi per, vedete, ho fatto in modo che occupino meno spazio all'interno del freezer, e mentre le altre congelo due alla volta, cioè le metto nella pellicola due alla volta e le ho pronte per quando poi la dovrò fare arrosto. Quindi due a me e due a mio marito, perché noi siamo in due. Naturalmente voi vi organizzate in base a quante persone, a quali piatti vorrete realizzare.
E con questo è tutto, questa è tutta la carne che avevo acquistato, questa è la carne che diciamo sommariamente mangiamo in un mese, poi ci sono mesi che magari acquisto altro, ci sono mesi invece che avanza e quindi va al mese successivo, però in questo modo io riesco ad avere nel freezer una certa organizzazione in modo tale che non devo scimunirmi ogni giorno quale piatto preparare, basta che tiro fuori la confezione e faccio la ricetta corrispondente, quindi mi sono praticamente scimunita in anticipo all'inizio del mese e tutto il mese sono abbastanza tranquilla sapendo di avere determinati piatti che posso cucinare anche in breve tempo e comunque non dovendo uscire ogni volta per acquistare in questo caso la carne. Spero che questo video vi sia stato utile o comunque potete prendere degli spunti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!